Stop del centrodestra in consiglio comunale all'ordine del giorno presentato dai consiglieri del Partito Democratico di Città Aperta e della lista Sclocco Sindaco, in cui si chiedeva lo stop ai lavori al cantiere di Viale Marconi e allo stesso tempo l'apertura di un tavolo operativo di confronto con i residenti, gli esercenti e l'associazione Salviamo Viale Marconi. Il muro contro muro prosegue, anche se l'auspicio del consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro è quello dell'apertura di un confronto. Questa era la prima prova per capire se effettivamente queste aperture fatte da alcuni esponenti del centrodestra erano una finzione o se erano vere. Purtroppo erano una finzione, perché abbiamo dato appunto al Consiglio Comunale la possibilità di approvare un documento ufficiale nel quale si chiedeva al sindaco di sospendere i lavori di Viale Marconi, che comunque sono in fase di cambiamento ogni ora e quindi chiaramente diventano anche un po' imbarazzante per il comune vedere ogni volta cambiare i marciapiedi e le rotonde che scompaiono, insomma sta diventando una barzelletta, e in contemporanea anche di avviare un tavolo con i residenti, con i commercianti, con le associazioni, per capire effettivamente come poter ridefinire questo progetto in maniera sostenibile e in maniera anche più efficiente. Purtroppo il centrodestra, con scuse diverse, ha votato in massa contro, dimostrando che tutto quello che finora è stato detto anche sui vari distinguo sul progetto erano tutte cose non vere. I lavori proseguono anche se il sindaco ha annunciato uno stop natalizio in qualche modo, per poi riprendere dopo l'Epifania, quindi in realtà non verranno sospese effettivamente. Questo non è un progetto efficiente per Pescara, perché quattro corsie, nei fatti senza marciapiedi, senza ciclabili, con degli autobus che taglieranno delle mini rotonde, con i semafori, questo progetto rischia di diventare un enorme pasticcio che trasformerà Viale Marconi in una via ad altissima velocità e ad altissimo traffico, e penso che Pescara di tutto oggi abbia bisogno tanto di questo. Noi siamo pronti a confrontarci su questo e su altri argomenti. Purtroppo il centrodestra, ogni volta che si tratta di decidere le cose importanti per la città, sceglie di chiudersi a riccio e purtroppo di fare pasticci.